Dove sbaglio? Se il video che state guardando ha questo titolo, vuol dire che anche dopo il weekend di gara non sono riuscito a migliorarmi più di tanto e soprattutto non ho capito dove stia sbagliando. Buongiorno a tutti, finalmente si parte per il terzo GP del KZR Championship, il mio secondo personale. Stavolta si va d'arce, quindi qualche chilometro in meno rispetto a Pomposo, dovrei cavarmela in circa 3 ore di viaggio. Ma prima di proseguire, vi ricordo di iscrivervi al canale e seguirmi sui miei profili social, soprattutto Instagram, ma anche Facebook. È molto importante per me, per far sì che sempre più persone conoscano questa mia avventura, questo mio viaggio guidato dalla passione nel mondo delle corse e delle auto. Ma non solo, potete farlo in maniera semplicissima, appunto iscrivendovi al canale, cliccando qui sotto, condividendo il video, mettendo mi piace e appunto seguendomi sui social. Anche perché, soprattutto su Instagram, pubblico e pubblicherò dei contenuti esclusivi che non troverete in nessun altro social. Dunque, seguitemi lì, con particolare poi riguardo al programma di gara che vi metto qui. Quindi questo è il programma di gara di questo fine settimana. Un programma di gara meno denso dello scorso, quindi con orari un po' più distanziati e meno male, e quindi avrò modo di raccontarvi meglio le impressioni tra un turno e l'altro, quindi seguitemi lì. Per questo weekend ad ospitarmi sarà il B&B Le Ganze, di cui trovate la video recensione qua. E se mi vedete con questo a fine maggio è perché, come potrete intuire dall'illuminazione, il tempo qui non è dei migliori. Questa cosa c'è tutto a dire, fine maggio, Sud Italia, pioggia. Ora, questa cosa a me un po' preoccupa perché non so che estate ci aspetterà, molto torrida secondo me, ma potrebbe anche essere un problema per questo fine settimana, perché questo vuol dire che potrebbe esserci il rischio di pioggia. Non ho controllato le previsioni meteo perché secondo me lasciano un po' il tempo che trovano. Mettiamoci subito alla guida e noi ci vediamo ad Arce. A dopo! E benvenuti ad Arce! Dopo le prove in pista, sì, non ho fatto il video direttamente post prove perché ho preferito mettere un attimino a fuoco tutto quello che è successo e sono qui per dirvi che non è andata affatto male, nel senso che adesso i kart a noleggio mi sembrano dei giocattolini, nulla contro i kart a noleggio, nel senso non è che non vadano forte, anzi, la velocità c'è stata. Stavolta vi leggo i dati direttamente oltre a metterveli a video. La differenza tra un kart due tempi, quello con cui correrò domani, il kart da gara e il kart a noleggio, posso assicurarvi che si sente. Certo, lo scopo di questi allenamenti è quello di conoscere la pista, quindi io li ho presi come tali. A livello di pista a me piace, non mi sono trovato affatto male. Certo, sarà tutto da vedere domani nelle prove libere col KZ perché credo che la pista cambierà di netto. Come primissimo impatto mi sembra una pista tecnica e veloce il giusto, insomma, un giusto compromesso. Ma andiamo al sodo, andiamo ai tempi. Ho fatto i migliori tempi di giornata in tutti e tre i turni in cui ho girato. Non ho fatto registrare nessun miglior tempo del mese, ma c'è anche da dire che non ho corso con i kart che hanno fatto registrare i migliori tempi del mese. Piccola precisazione, i tempi vengono riportati in secondi, quindi io nella lettura ve li tradurrò in minuti e secondi. Primo turno, col kart numero 8, ho fatto registrare un miglior tempo di 1.11.2. Come velocità media 58 km orari circa con una punta di 60. Andando invece al secondo turno ho ulteriormente migliorato il tempo, scendendo ad 1.10 bassissimo, quindi 1.9 ci poteva anche stare
Secondo me anche qui molto costante, mi piace molto, è aumentata anche la velocità media in questo turno. Per concludere poi con la terza sessione in cui ho ulteriormente migliorato il mio miglior tempo facendo registrare un 1,95. E anche qui al terzo ultimo giro e aumentando anche in questo caso la velocità sia media che massima. Ho avuto modo appunto di prendere familiarità con la pista, posso dire di trovarmi a mio agio? Bisognerà vedere domani. Non mi butto in pronostici, non mi butto in nulla. Unica incognita sarà la pioggia. Sarà la pioggia perché le previsioni meteo portano pioggia, quella che non c'era oggi, oggi c'era un tempo bellissimo. E peraltro anche oggi portava pioggia, ma pioggia non c'è stata, quindi vedremo già domani. Io spero di no, spero davvero che non tiri giù il temporale, perché questo vorrebbe dire sconquassare tutto, cioè completamente tutto. Io non ho mai corso sotto la pioggia, oggi ho provato in pista asciutta, quindi vorrebbe dire come fare tabula rasa, reimparare da zero una nuova pista. Certo, prima o poi dovrà capitare, prima o poi dovrà capitare la gara bagnata, probabilmente quando meno me l'aspetto, ma spero non sia adesso. Voglio accumulare quel tanto di esperienza indi per cui riesca ad adattarmi anche ad una condizione di bagnato e in questo momento non credo di averne le capacità per quantomeno arrivare a fine gara. Comunque, vedremo. Questo video andrà online probabilmente tra inizio giugno e metà giugno, ma ci tenevo ad esprimere la mia vicinanza e solidarietà ai cittadini dell'Emilia-Romagna. Il tutto peraltro è accaduto praticamente 2 giorni dopo che sono andato via dopo il GP di Pomposa e il giorno dopo il GP di Pomposa nella strada per il rientro già io stesso ho beccato parecchia pioggia. Io, noi come KZR ce la siamo scansata davvero per poco. È brutto, è brutto. Immagino lontanamente cosa voglia dire, poiché io venendo da Messina, che è di frane e alluvioni, ne è protagonista abbastanza spesso purtroppo. La memoria va a Giampilieri 2010, ma stiamo divagando dal tema di questo video. Davvero, tanta vicinanza col cuore sono da voi e chi può dia una mano, sia concreta che economica. Ci vediamo domani per le prove libere in pista. Boom! Eccoci in diretta da Arce. Sono, come vedete, già pronto per scendere in pista per questi 5 turni di prove libere del sabato mattina. Farò due consecutivi, 10.50 e 11.10, poi altri due dalle 11.50 alle 12.10 e poi l'ultimo dove proverò a sparare un turno da semiqualifica dalle 12.50 alle 13. Vedremo in quanto si gira. La giornata è bellissima al momento, speriamo si mantenga in questo modo per le condizioni della pista. Più che altro, certo, il caldo si farà sentire, ma sarà la situazione migliore, nella speranza sempre che la temperatura e le condizioni medio di oggi siano le stesse di domani. Pronto? Non ho ancora i tempi perché ancora devono iniziare a girare. Speriamo. Se il video che state guardando ha questo titolo, vuol dire che anche dopo il weekend di gara non sono riuscito a migliorarmi più di tanto e soprattutto non ho capito dove stia sbagliando. Ho fatto le prove, i miei 5 turni di prove libere e come previsto le prove di ieri mi hanno aiutato tantissimo e come sempre sono andato a migliorare turno dopo turno. Tranne nel secondo turno, ma perché non mi sono trovato io bene col kart, ho fatto una cavolata all'inizio, cioè non l'ho fatto scaldare, quindi sono uscito tirando subito giù come un ammazzato e non sono riuscito a mettere insieme un giro buono. State vedendo in questo momento in grafica i vari tempi nell'arco dei 5 turni. Sono migliorato senza alcun dubbio, ma sono migliorato di molto meno rispetto a quanto non accaduto a Pomposa. Ovvio, a Pomposa era il mio esordio, il mio primo GP in assoluto, quindi ci sta che ci sia stato un miglioramento un po' più marcato, però davvero non me lo spiego.
E non me lo spiego non solo per gli 8-7 decimi di miglioramento in 5 turni, che sono pochini per me, ma non me lo spiego anche perché le traiettorie le faccio corrette, sono corrette. Quello che probabilmente sbaglio è il punto di frenata. Un'altra cosa che mi ha dato da pensare dopo queste prove è il distacco tra il mio best in prova e il best del primo della mia stessa categoria è 4 secondi. E se questo numero vi suona familiare, non è strano, perché era esattamente lo stesso distacco che avevo dal primo nel GP di Pomposa. Quindi è incredibile, mantengo sempre un 4 secondi di differenza dal primo, che sono quei 4 secondi che voglio pensare siano frutto della mia inesperienza e del mio primo anno in the kart da competizione di questo tipo. Perché prima vi ho detto che sono sicuro di fare le traiettorie in maniera corretta? Perché nel pomeriggio sono tornato in pista perché non mi capacitavo appunto di cosa sbagliassi. Così ho guardato correre gli altri, e quando vedi correre gli altri piloti da una posizione rialzata che ti dà una bella immagine della pista completa, è diverso. È diverso perché, essendo già stato in pista, sai cosa c'è in quel punto e capisci tante cose. Nel mio caso ho capito che miro ad essere conservativo, cioè anticipo la frenata per tenere sotto controllo il kart. È pur vero però che quando durante le prove ho tentato di spingere, di andare un po' oltre, l'ho perso, ho perso il kart. Quando vedete nei tempi quell'1,3, quell'1, minuti qualcosa, vuol dire che qualcosa è andato storto, sono finito fuori pista, sono andato lungo, insomma, tante robe. Tuttavia, questo pomeriggio ho comunque fatto un passo in avanti, in quanto ho identificato dei punti di riferimento, cosa che prima non avevo fatto. Io, quando sono sceso in pista in tutti i 5 turni, sono andato molto appunto distinto. Sta cosa devo un po' limarla, perché non credo vada sempre benissimo. Mi diverto, ma posso fare di molto meglio. Quindi ho identificato anche dei punti di riferimento, una pila di gomme di qua, il birillo di là, la striscia a terra di lì, che mi consentiranno forse domani di migliorare il tempo in qualifica. Ciò detto, sono stanco morto, gambe e dorso completamente andati. Noi ci vediamo domani, cioè in realtà tra qualche secondo all'interno di questo video, e speriamo bene. Miro a dare del mio meglio. Sono le 8:01 del mattino, stavolta puntuali per il briefing. Riflettevo sul fatto che è uno spettacolo, ogni tappa è sempre uno spettacolo, non solo di persone, di appassionati, ma talvolta la passione arriva talmente in là che c'è gente che ha dormito qui con dei camper e delle tende, quindi cioè robe. Ieri sera e anche stamane l'ho passato a ripensare alla pista. Sperimenterò una cosa nuova. Se le traiettorie non le sbaglio, devo sia tardare il punto di frenata, ma anche magari modificare qualcosina in accelerazione. Quindi ci proverò, vedremo come andrà, non vi assicuro nulla. Io adesso mi cambio, 8:30 briefing, 9:05 Q1, 10:45 Q2 e poi gara 1 e gara 2 alle 13 la prima e alle 15 la seconda. La sfiga, io davvero non ci posso credere. Cioè già ci sono oggettive difficoltà, se poi ci si mette anche il kart e scende in pista. Faccio il primo giro di riscaldamento, provo i nuovi punti di staccata con gli occhi ovviamente, quindi li vado a guardare, faccio passare tutto. Secondo giro inizio a farlo un attimino più lanciatino, il terzo ero entrato in ritmo. Se non che, poco prima del traguardo del terzo giro, quando c'è l'ultima S che porta al traguardo, la carta inizia a fare strani rumori. Nel senso che quando mettevo tutto giù l'acceleratore non accelerava, faceva dei borbottii dal motore, tre colpi, pum 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 pum,
poi prendeva all'improvviso coppia, ma sul finire del rettilineo si ammutoliva, sostanzialmente calava la coppia e la potenza, un po' come quando sui sodi mettono il limitatore. Prova a fare un altro giro, ma non andava, peggio di peggio, sempre peggio, non accelerava più. Poi rientra in box, il meccanico prova al volo a sistemare, non so cosa abbia fatto, ha stretto qualcosina, riscende in pista, un quarto di giro lo fa decente, poi di nuovo lo stesso problema. Ho pensato che avesse bisogno il kart di entrare a regime, non lo so, provo a fare un altro giro, ma rega zero. Anzi, sempre peggio, perché si spegne dopo il tornantino stretto, il kart si è praticamente spento, ammutolito. Lo metto fuori pista, perché credevo che appunto fosse finita, provo a riavviarlo, 1, 2, 3, terza volta riparte, lo riporto in box, turno terminato. Ho visto adesso i risultati di questo primo turno di qualifiche. Nell'unico giro buono che ho fatto un minuto, quindi un secondo e due più lento rispetto alle ultime prove di ieri, ma sono ad un secondo da quello sopra di me, quello kart rotto, dove sostanzialmente ho fatto solamente un giro buono, due proprio a voler essere generosi. E vabbè, è andata così, capita, sono problemi tecnici che non si possono eliminare del tutto, stavolta è toccata a me, stavolta è girata a me. Adesso testa al Q2, se c'è alcuna è andata così con questo kart, al Q2... Al Q2 non prometto miracoli, però mi sa che i punti di staccata che ho testato potrebbero andare. Devo avere quel coraggio di spingere un attimino di più, prendermi qualche rischio in più, però ci sta. Niente, oh ragazzi, non ne vengo a capo, è incredibile. Allora, Q2 terminato, sono riuscito a fare un tempo molto vicino al mio best di ieri. Ieri ho fatto 59.2, oggi ho fatto 59.3, quindi ultimo di classifica, ma non distantissimo da chi sta sopra di me. Ultimo in partenza, 14esimo. Però anche a Pomposa era andata così e poi si è visto come andrà a finire. Quindi vedremo in gara. Però io non ne vengo a capo, davvero io non capisco cosa posso migliorare, non me lo spiego. Ho finito i freni al quinto giro perché ovviamente avendo perso il Q1 ho iniziato sin da subito a spingere come se non ci fosse un domani, quindi ho fatto il best al quinto giro su 10. Dal sesto giro in poi i freni non c'erano più. Cioè frenava a fondo, ma il kart faceva fatica proprio a frenare. Non c'erano più freni. Sono entrato in pista con il sangue agli occhi, quindi non ho proprio tenuto conto che fossero qualifiche, quindi sono andato dritto per dritto. Non ho fatto passare nessuno, anzi un pilota davanti a me l'ho addirittura passato. Questo si è anche incazzato secondo me in maniera un po' eccessiva con me, con un altro pilota. Per carità, capisco che siamo in qualifica, è uno sport, è agonismo, c'è divertimento sì, ma anche tanta passione e tanto impegno. Posso capire la sfuriata, però entro certi limiti. Già in pista aveva fatto qualche brutto gesto, però quando io perdo il Q1 e poi scendo in pista per il Q2 mi spiace, ma per me sono in gara in quel momento, non c'è niente che tenga. Non ho fatto nulla di sbagliato, cioè nel senso non l'ho toccato, non gli ho fatto perdere la traiettoria, anzi non l'ho chiuso, semplicemente l'ho passato. Al di là di questo pensiamo a noi, era uno, sarà un bel match principalmente tra me e chi mi sta davanti. Proverò a fare una partenza a fuoco e poi a dare del mio meglio, ovvio senza consumare i freni al quinto giro, ovviamente, quindi magari con una guida un attimino più attenta, una guida un attimino più strategica. Mi preparo mentalmente, focus, riscaldato, ho un dolore qui alla spalla, probabilmente l'ho stirata oggi mettendomi la tuta, e speriamo bene. Ci vediamo post gara 1. Non capisco, credo che mi sto scervellando da ieri, ma non comprendo dove stia l'errore. Alcuni mi hanno detto che anticipo troppo la staccata, ho provato a staccare dopo ma perdo il kart. Dov'è il problema? Siamo programma anticipato, gara 1 sarà alle 12.20, gara 2 alle 14.20, questo per evitare il rischio pioggia. Mi sono ricaricato, ho parlato con Fiordi, a cui peraltro faccio tanti complimenti.
è riuscito a migliorarsi tantissimo. Siamo post gara 1 con tempi un po' più strettini ma più efficaci ed efficienti. Sto fatto della pioggia mi ricorda un po' pomposa, cioè appena poi finita la gara è successo il pandemonio, il diluvio. Spero ovviamente che non crei problemi qui ad Arce. Wow, che gara. Ve lo dico subito, undicesimo su 13, non 14 come ho detto prima. Vado sempre bene in partenza, incredibile questa cosa. È buono, ovviamente. Ho battagliato a Riccio, se non sbaglio. Ho bagarrato con lui, bellissimo. Ho avuto poi la meglio io. Io l'ho passato in partenza, lui mi ha ripassato. Io dopo qualche curva mi sono ripreso la posizione e siamo stati abbastanza vicini per tutta la gara. Mi sono divertito tanto. Noto anche che i primi giri riesco pure a tenere testa a quelli davanti, però poi scappano via, non li vedo più e quindi undicesimo. Il decimo dista 2 secondi sul giro, quindi devo capire quantomeno dove pigliasti 2 secondi. Sul finale di gara non me la sono sentita di rischiare perché sapevo di avere dietro un pilota, quindi non aveva senso negli ultimi giri prendersi i rischi inutili. Però adesso in gara 2 magari all'inizio qualcosina la voglio osare. Anche perché so che ne ho, ora magari in gara 2 andrà tutto malissimo, ma comunque so in questo momento di averne rispetto a Riccio, quindi eventualmente qualche errore fatto all'inizio, magari posso provare a sistemarlo, fatto alla fine magari. Ci vediamo dopo. Quanto mi fa vecchio questo cappello, è bellissimo, targato KZR. Lo terrò per tutta questa ultima parte di video, allora... è andata male, cioè per come è iniziata è finita, nel senso che ho fatto un'ottima partenza, siamo sempre lì, con le partenze ci siamo, avevo addirittura recuperato una posizione top 10, ah! Così è stato fino alla fine praticamente del primo giro, dove tornante, il rettilineo dei box, per chi conosce la pista, ho fatto una cazzata, sentendomi pressato da quello dietro, piantare una frenata e mi sono quasi girato. Sono riuscito a recuperarlo veramente per miracolo, però ovviamente gli altri due mi hanno passato e ho perso tantissimo tempo. Poi ho tirato come un ammazzato, ho fatto di tutto e di più, ma niente. Non mi sono nemmeno migliorato come miglior tempo, 59.1, mio best di weekend, in gara 2 59.4. Sì, si può dire che fossi stanco, sì, si può dire che la pista magari era variata nelle condizioni e tutto, ma questo non è una giustificazione, siamo sempre lì, esperienza. Rientrato ai box, il meccanico mi ha detto che di nuovo avevo consumato i freni, quindi era come, secondo lui, camminassi col freno tirato. Ora, questa cosa mi era già successa a Latina, se vi ricordate. Non mi pare di averlo fatto durante tutto il weekend, quindi non so se è una questione di stanchezza oppure se è proprio il mio difetto di guida. Proverò a correggerlo però, infatti mi sono proprio segnato, l'ho proprio scritto a Cassano delle Murge, prossima tappa, Night Race, 1 luglio, segnatevi questa data, di mettere il sedile più arretrato, di modo che arrivi dritto con la punta sul freno, quindi freno tutto giù, lo devo fare con la punta. Proverò a non usare più tutta la gamba per accelerare, tutta la gamba per frenare, ma proverò ad utilizzare solamente il movimento del piede. E voi direte, è così che dovresti fare, e io vi dico... ci ho detto, il cappellino non è l'unica cosa che mi porta a casa, infatti mi porta a casa anche questa, una medaglia, posso dire che di tornare a casa con una medaglia. Non lo sapevo, ma alla fine di ogni tappa del KZR viene data una medaglia a tutti i partecipanti. Come ricordo, wow, questa cosa mi ha reso contento. Certo non c'è scritto primo, secondo, terzo classificato, però è un ricordo. Mi spiace di aver perso quella di Pomposa. Mi spiace davvero tanto. Ci vediamo per l'analisi post gara. Che dire di questa gara? È stata una gara certamente combattuta, in cui mi sono divertito tantissimo ed è sempre quella la cosa più importante, ma come avrete visto dal titolo di questo video non riesco a capire dove migliorare.
nel senso che una mezza idea ce l'ho, l'idea dei punti di riferimento, come vi ho detto durante la gara, ha funzionato perché mi ha dato dei punti fissi che mi hanno fatto sbagliare meno. Nel momento in cui mi prendo qualche rischio, vedevo che io il kart lo perdevo del tutto, ed è questo quello che è accaduto in gara 2, quando dopo una buona partenza, le partenze quantomeno mi riescono bene, ho fatto l'errore di osare troppo. Avevo detto che mi sarei preso qualche rischio in più in gara 2, con la speranza di riuscire a raggiungere Riccio. Lì il rischio me lo sono preso, anche perché sentivo il pilota dietro attaccato a me, quindi sapevo che il pilota dietro era più veloce, quindi il rischio prima o poi me lo sarei dovuto prendere, ma è stato un rischio che non ha portato i suoi frutti. Riccio non sono riuscito a riprenderlo perché è stato bravissimo, è stato impeccabile nella sua prestazione, non ha commesso un errore, non ha fatto sbavature, e come avrete visto anche dai tempi nella classifica di gara, il distacco è stato costante. Lo dico nei tempi, me ne rendevo conto anche io, quindi tanto di cappello, chapeau. Durante questa gara sento di aver raggiunto il mio limite di sicurezza tra kart e pista, non me la sono sentita di andare oltre, e quindi va bene così. Va bene così anche perché, a ben guardare le classifiche sia di gara che la classifica generale, non è andata affatto male. Ma prima di arrivare alla classifica, un'altra piccolissima considerazione che sento di voler condividere con voi, cioè che ho rivisto i tempi e wow, sono un martello. Per quanto il margine di miglioramento ci sia, mi rendo conto che comunque riesco ad essere costante, questo è buono. L'ho visto accadere a Pomposa, l'ho visto accadere anche qui, quindi questo quantomeno vuol dire che è una mia costante, e questo è ottimo anche nell'ottica di un qualcosa che voglio fare, vorrei fare e voglio fare una gara endurance. Ho sempre avuto questa curiosità di volerne provare almeno una, e il fatto di riuscire a mantenere dei tempi costante è un ottimo segno. Altra cosa di cui sono ultra soddisfatto è di essere riuscito a mantenere il ritmo, perché il ritmo, ragazzi, del weekend è stato veramente tosto, e sono riuscito a tenerlo meglio che a Pomposa, nonostante il programma fosse più fitto. Tenete presente che ho fatto tutto venerdì, sabato e domenica. Sono arrivato stanco, certamente in gara 2 ero stanco, ma addirittura meno stanco rispetto a gara 2 di Pomposa, e anche meno stanco dopo. Per esempio, tutti quei dolori muscolari che avevo post Pomposa qui non ce li ho completamente, ci sono, ma sono molto più contenuti, il che mi lascia davvero tanto soddisfatto e mi fa ben sperare per la prossima tappa di Cassano, perché la prossima tappa sarà la Night Race di Cassano delle Murge, mi piace pronunciarlo così, delle Murge, e sarà tutto il sabato. Le prove libere e qualifiche e gare saranno tutte il sabato. Quindi io mi troverò a fare il venerdì di test con l'art comunque che ha a disposizione la pista, e poi tutto sabato. Diamo uno sguardo alla classifica, perché vi ho detto che dalle classifiche sono rimasto molto soddisfatto. Questa che vedete a video, infatti, è la classifica di gara, che è addirittura migliore rispetto a quella di Pomposa. Sono arrivato decimo. Raga, ce l'ho fatta! Sono arrivato nella top 10 di fine gara. È qualcosa di incredibile, cioè, oh, wow! Certo, ok. È un decimo posto condiviso con altri due piloti. Questa è una cosa, anche questa, assurda, perché non c'erano molte possibilità che si venisse a creare questa situazione, e invece, boom, la vedete a video. Per un'incredibile coincidenza, io, Fiordi e Riccio ci troviamo con lo stesso identico punteggio di gara, perché i nostri posizionamenti in gara 1 e in gara 2 alla fine, nella somma, hanno dato lo stesso punteggio. Quante possibilità c'erano che accadesse? È accaduto. Sono comunque contento di condividere il decimo gradino con dei piloti che comunque in pista mi hanno fatto divertire, ci siamo davvero divertiti, gara 1 e gara 2 con Riccio. Per Fiordi mi è dispiaciuto davvero tanto, perché oltre ad essere un buon pilota, mi è anche una bravissima persona, ci ho scambiato più di due chiacchiere durante questo weekend e quello precedente di Pomposa. È stato sfortunato, perché in gara 1 partito sesto, si è girato metà del giro di partenza del primo giro e ha completamente buttato via la gara. Sono cose che succedono, capitano, mi è dispiaciuto davvero tanto. Archiviato questo bellissimo risultato del decimo posto, top 10 al secondo GP,
in assoluto per me con questi kart in questo campionato, quindi fantastico. Passiamo alla classifica generale. Classifica generale che vedete adesso a video e che mi vede a metà classifica. Sono infatti 12esimo con 149 punti, a 2 punti da me c'è Riccio a 147, quindi davvero molto vicini. Segue Armaroli a 144, quindi cioè siamo veramente lì. 3 piloti in 5 punti, sarà veramente una bella battaglia, molto divertente. Sopra di me c'è Muroni a 170 all'11esimo posto e Dominis a 172 al decimo posto. Come vedete, il decimo posto è qualcosa di possibile, non vi prometto nulla, non vi posso promettere nulla in questo momento. Aspettate, non chiudete il video, spero non l'abbiate già fatto, perché devo dirvi un paio di cose. Il prossimo appuntamento sarà infatti a Cassano delle Murge con la Night Race del KZR Championship, 1° luglio, segnatevi questa data perché ne verrà fuori secondo me davvero una bella gara. Non ho mai corso in notturna, quindi prima volta assoluta per me in notturna. Quest'anno sul piano sportivo sono davvero tantissime prime volte, che cosa fantastica. Cassano per me segnerà un po' lo spartiacque della prima metà di stagione, poiché prenderò dopo Cassano una pausa estiva, quindi è una mia personale pausa estiva. Il KZR andrà ancora in pista a fine luglio ad Ala di Tren, mentre io tornerò in pista a fine agosto a Cremona. Scartando Ala mi gioco il secondo dei due scarti possibili durante tutto il campionato, ma questo non vuol dire che non ci saranno video sul canale. Anzi, ci sarà più di un video sul canale. E come faccio a dirvelo senza dirvelo? Diciamo che uno dei due video avrà a che fare con lo stadio olimpico. Quindi spero di essere riuscito come sempre a trasmettervi la mia passione per questo sport e le emozioni che ho vissuto durante questo weekend di gara. Vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale YouTube per non perdervi nessun video, mettere un mi piace a questo video e condividerlo per darmi una grossa mano nel fare le cose sempre meglio. Ovviamente, se avete qualche idea, opinione, domanda, scrivete qui sotto nei commenti. Vi leggo tutti i commenti. Ci diamo appuntamento al prossimo round del KZR Championship.